Benvenuto Alessio Manzo di Chirico. Cari ascoltatori, oggi abbiamo l'onore di avere uno degli atleti di punta italiani della promotion UFC. Come stai, Alessio? Tutto bene con tutti ragazzi, grazie dell'invito. Allora, inizio subito col chiederti in che modo ti sei approcciato al mondo sportivo. So che avevi un interesse particolare per il football americano. Se ci puoi dire come è nato questo interesse e come è avvenuta la transizione alle MMA. Ma è stato un caso, diciamo che dico sempre che sono salito sulla materassina e non sono più sceso. Mi hanno accompagnato in palestra il mio migliore amico Giovanni Pinelli. È stato un amore a prima vista, ho pensato sempre a questo, ho fatto per un periodo due sport, che erano football americano e MMA, e poi mi sono dedicato soltanto all'MMA, ho cominciato a studiare, diciamo, sono laureato in scienze motorie, quindi ad appassionarmi dello sport, del mondo sportivo, e ho cominciato, Complimenti. diciamo, non mi sono, diciamo, fatto troppe domande, ho semplicemente lavorato a testa bassa e non riuscivo ad arrivare a buon livello, diciamo. Certo, beh, insomma, diciamo che le MMA sono uno sport molto impegnativo. Ti volevo chiedere in che modo hai tenuto la costanza durante questi anni? Avevi già un obiettivo prefissato o semplicemente amavi combattere? Ma guarda, giorno per giorno accettavo tutti gli incontri, tutte le gare, anche le dilettanti che potevo fare. Giorno per giorno affrontavo la giornata al massimo, passo dopo passo, senza pormi obiettivi troppo lontani, che poi più che obiettivi diventano sogni. Quindi, senza sognare troppo, ho fatto proprio, sono stato anche fortunato e Certo. sono arrivato, diciamo, a un buon livello, sono all'UFC. Quando sono arrivato io dall'Italia è come se, cioè, davvero nessuno prima d'ora c'era arrivato. Devo dire che Michele è stato sfortunato perché altrimenti anche lui ci sarebbe arrivato. Non so se lo sai, lui ha avuto quasi una chiamata per andare. Certo, sì. Sì, diciamo, il manager gli aveva detto che ci sarebbe stata la possibilità di entrare in un evento, però poi per motivi familiari non è riuscito a partire e quindi è stato meno fortunato per me. Certo, allora ti volevo chiedere, a proposito di UFC, tu hai debuttato? Mi dicevi bene? Perché la mia connessione è un po'. Non ti preoccupare, ti sentiamo bene, non ti preoccupare. Ti volevo chiedere, a proposito di UFC, nel 2016, se non sbaglio, hai debuttato. Come hai ricevuto la chiamata? Che emozioni provavi e se ci puoi spiegare qualche dettaglio? Io personalmente sono molto curioso di questa cosa. La prima chiamata in UFC è arrivata in realtà nell'estate del 2015, però per short notice. Il mio allenatore al tempo, siccome diciamo, come era infortunato, non mi ha fatto accettare quell'incontro, che sarebbe dovuto essere contro Jotko, Polonia, mi Ok. sembra. E da lì sono stati 6 mesi bruttissimi. Nessuno sapeva questa cosa, però io davvero, cioè, avrei una cosa del genere, come può, cioè, davvero, è stato brutto. Poi ho fatto un altro incontro contro Gzebek, un altro polacco, incontro difficilissimo, sono riuscito a vincere punti. E dopo di quello è venuta la chiamata e ho fatto il mio debutto a Zagabria. Quindi è stato, diciamo, un sollievo. Da penso 6-7 mesi di estrema tensione. Certo. Niente. Beh, diciamo Così che andiamo. dal. Certo, diciamo che dal gran. Manager quando stavo al ristorante inviandomi il contratto FC.
Il giorno dopo in palestra l'ho stampato perché non so, io penso almeno 9 persone su 10 non hanno la stampante a casa, quindi sono andato in palestra, l'ho stampato. Mentre lo leggevo, l'allenatore mi disse: "Ah, ma che fai? Lo leggi pure?" Nel senso, per te hai il potere di leggerlo? Questo comunque. Beh, certo, diciamo che prima di firmare qualsiasi cosa è giusto leggere, insomma, hai fatto bene ad essere scrupoloso. Giustamente, ci non è che poi. Insomma, diciamo che dal grande campione quale sei, ci si può aspettare di tutto e hai dovuto passare anche momenti difficili, come, se non sbaglio nel 2018 hai avuto un infortunio che purtroppo ti ha tenuto lontano dall'ottagono per più di un anno o quasi un anno. Ti volevo chiedere cosa era accaduto e cosa passava dentro la tua testa in quel momento, perché posso immaginare che un atleta del tuo livello possa forse demoralizzarsi e come hai risalito la china? Diciamo è stato molto difficile, è stato mi sono operato a tendine di bicipite per disinserzione del tendine di sale, che è un infortunio molto comune nei pugili. Mio amico Mattia, c'erano entrambi operati quindi. E, come se fosse il crociato per i calciatori, è molto collaudato per i pugili. Però dentro di me c'era la paura che comunque un arto operato non torna mai come un arto sano. Questo proprio all'università mi dicevano: "Infatti, quando operano i calciatori, Margheritini, il professor Margheritini lo disse, il professore molto bravo di anatomia, anzi traumatologia, diceva, la prima cosa è partire dal presupposto che un arto operato non torna mai come un arto sano." E quindi io con questa convinzione, i primi 2 o 3 mesi dopo l'operazione sono stati davvero pesanti. Tra l'altro sono stato operato il 31 dicembre, perché ci siamo resi conto all'ultimo che il tendine era staccato, si pensava. Considera che molti neanche se lo operano, però non Certo. professionisti. Il mio amico Riccardo ce l'ha rotto, non se l'ha operato. Tra l'altro ringrazio il dottor, sia che mi ha operato, Gianluca Mancini, ma anche il dottore che ha permesso l'operazione il 31 dicembre, Paolo Colletti. L'operazione è stata un'operazione molto, andata molto bene con una tecnica che fa solo questo dottore Gianluca e anche il dottor Paolo, che è diciamo una sorta, non ti sto a spiegare perché non sono medico, però si usa No, una no, certo, tecnica però. per attaccare il tendine, il recupero è molto, molto veloce. Infatti, sono riuscito a combattere 5 mesi e 20 giorni dopo l'operazione, il recupero molto, molto veloce. E quindi diciamo, cominciavo passo passo. Per fortuna, beh, quello che da sempre nella mia carriera è il mio angelo custode degli infortuni, che è Danilo Stanzione, che è il fisioterapista, mi ha seguito. Abbiamo fatto un percorso stupendo, con protocollo tutto bene. Certo, la preparazione al match non è stata proprio ottima, questo va detto. Comunque, passo per passo, 2 o 3 mesi, mi sembra un mese senza neanche muovere il braccio, poi cominciare ad allenarmi piano piano, fare preparazione, però già poi è uscito un altro match. Quindi l'ho accettato, altro contro Kevin Holland, Certo. è un osso duro. Sì. Ricordo che il preparatore mi ha detto: "Hai fatto il match che neanche riesci a fare le trazioni." Quindi dal punto di vista tecnico sono stato sono felice dell'incontro. Certo, però al terzo round sono morto, nonostante poi la decisione sia stata sfavorevole, penso che ho fatto un bell'incontro. Certo, assolutamente. È stata veramente una pratica superare quell'operazione. È stato un momento molto buio della mia carriera. Quindi ringrazio tutti questi che mi hanno aiutato, Certo. e questa ragazza con cui diciamo, sono stato da solo a Capodanno operato, che mi sentivo la mano, no? Per là vengono paranoico, non Certo. c'è ancora anestesia perché mi hanno proprio fatto in day hospital. E quindi sì, Certo. Beh, sono sei comunque, certo, uscito, sei uscito. ritornata alla grande.
comunque mi sento più forte di prima. Sono riuscito a battere la convinzione del fatto che l'arte operato non si intorno a me è uguale. Secondo me non è vero. Certo. Insomma, almeno ti sei tolto il dubbio. Tu hai fatto tanti ringraziamenti al tuo staff, come giusto che sia, perché sei circondato da un team sicuramente a cui tieni molto. E a proposito di questo, hai un head coach con cui ho avuto l'onore di scambiare due parole, che è Michele Verginelli. Ti volevo chiedere come l'hai conosciuto e che tipo di rapporto avete, giornaliero, insomma. Michele, a parte, è sempre stato il mio mentore, è una leggenda italiana e romana di questo sport. Ci messaggiamo, in realtà, siamo continuamente battuti sul gruppo, sui gruppi, su WhatsApp. Quello che davvero, per cui lo ringrazio, Michele, per cui comunque alla fine ha cominciato a lavorarci da poco, perché in realtà non so ancora se si è mai ritirato, perché penso voglia di combattere ce l'ha sempre e abbia ancora. Lo ringrazio per la persona estremamente serena, onesta e leale qual è. Io penso che questi valori comunque sul ring vengono pagati. Ho una visione molto filosofica del duello, poi se vuoi te la accenderò, però se Michele è stato un gran fighter, per me è anche una grande persona. E devo dire, in questo momento di cambiamento, sono davvero stato fortunato ad averlo al mio fianco. Certo, le tue sono parole veramente bellissime perché pur non conoscendolo tanto quanto te, lui mi lascia trasparire esattamente quello che stai dicendo tu in questo momento. E sì, diciamo che avere una persona come lui ti aiuta tantissimo anche in vista dei tuoi match, ovviamente, essendo l'head coach. Come ti prepari in vista dei match UFC? Com'è la tua giornata tipo quando sai che stai per avere un match? Allora, diciamo che la mattina mi sveglio presto e comincio sempre con un'attivazione muscolare che finisce con una doccia fredda. Se avessi i soldi mi farei un bagno freddo o una crioterapia, però sono lì. Certo. Poi di solito la mattina comincio con un allenamento, che è preparazione atletica, o striking, o quello che è. Ho il pranzo e poi mi rialleno di solito di lotta verso il pomeriggio e poi la sera torno a casa morto, sto con mio figlio, sottofondo, se te lo senti, Certo. poi mangio, vado a dormire, sto a famiglia. La vita d'atleta è molto... Cioè, quando è nato mio figlio non è cambiato tanto, perché molti magari prima che gli nasce un figlio fanno una vita frenetica, escono tutte le sere. Se fai la vita d'atleta, comunque già è una vita abbastanza, diciamo, di merda, anche se io la amo, però comunque esci poco, ti svegli presto, ti alleni, eri a casa che sei morto. Con mio figlio, fortuna che dorme, è uno dei doni più grandi che ho. Certo. È cambiata, anzi, è solo migliorata. Vi dirò che quando torno a Certo. casa e ci gioco, è proprio una cosa che mi dà Certo. energia. E ti volevo chiedere, spostandoci un po' più sulle cose tecniche, quando ti prepari in vista di un match, su cosa ti concentri di più? Sulle tecniche di sottomissione, sullo striking? Tu cosa preferisci? Qual è la tua tecnica preferita, ad esempio? Cioè, preferisci andare di sottomissione oppure preferisci il knockout? Allora, io in realtà mi ritengo abbastanza completo, perché ho iniziato che facevo solo lotta, incontri, io lottavo, proiettavo e mettevo grande pound. Ora gli ultimi incontri invece li ho fatti solo esclusivamente di striking, quasi la kickbox, quindi
Diciamo che cerco di allenare prima di tutto, e questa però poi è una mia idea, nel senso penso che il camp di un atleta professionista d'elite, parlo di elite perché poi diciamo nello dilettante amatore non sai mai dove può finire un incontro, però se vai a combattere con uno che ha 30-20 incontri, sai come combatte, sai quello che fa ed è difficile che cambia il modo di combattere. Quindi totalmente il camp si adatta all'incontro e alla strategia. Per esempio, se con la match analysis intendi che pensi che è un match che si farà molto più sullo striking, anche la preparazione atletica ha una periodizzazione completamente diversa. Certo. La richiesta anche di forza e diciamo, prestazionale. Delle capacità condizionali è diversa che se fai un incontro con uno che è una cinturone di Jiu-Jitsu e sai che sarà tutto il tempo con diciamo, a corta distanza e di lotta. E di conseguenza, in base alla match analysis, cambia tutto. Quindi c'è Certo. una. Io adoro la lotta libera, è proprio la mia ossessione. Passo i giorni a guardare uomini in tutina che si tirano. Però il wrestling è un po' diciamo quello che Quello che prediligi. regola tutto. No, diciamo, nell'MMA il wrestling è quello che è fondamentale perché se sei un buono striker dovrai permetterti di non farti portare a terra e di prendere ogni proiezione. Se sei invece un buon grappler dovrai avere la capacità di portare incontro a terra. Certo. Quindi è fondamentale, è la cosa più importante di Certo. tutte. Certo. E come stavi accennando, i tuoi ultimi match sono stati molto basati sullo striking. A proposito di questo, ti volevo chiedere, io ho visto l'ultimo match contro Zach Cummings, e, al di là del fatto che stavo per perdere la voce a forza di urlare, lì, in quel caso lì, cosa ne pensi della decisione dei giudici? Non so se ti vuoi esporre a riguardo, perché personalmente avevo dato primo e terzo round a te e ovviamente non posso fare a meno di chiederti del calcio sul gong. Calcio sul gong è valido, quindi penso che diciamo, se avevo dubbi negli ultimi due ultimi tre incontri, diciamo, contro Holland e contro Muradov, con questo diciamo che ai punti con quel calcio l'ho perso, quindi ho sbagliato a scoprirmi. Errore tecnico su cui devo lavorare, che non sono riuscito a migliorare, la riconosco come una sconfitta, consapevole del fatto che se l'ultimo secondo non avessi fatto un'occhiata o avessi La tenuto avresti sul proprio portata a casa. su, avrei portato a casa l'incontro, però ci sta la sconfitta perché mi sono scoperto proprio all'ultimo e lui è stato bravo a mettere quel colpo. Certo, nell'andare là negli Stati Uniti, che tipo di situazione hai visto per quanto riguarda il virus e il Covid? Perché comunque là hanno una situazione al momento più grave rispetto all'Italia, da quello che si sente in giro. Tu l'hai vissuto in prima persona, quel posto? Allora, come protocollo mi è sembrato uguale, a Las Vegas ci sono stato altre volte, nel senso come in Italia, mascherine, distanziamento e lavarsi le mani, quindi il protocollo è rimasto lo stesso, preventivo. Ti posso dire che invece per partire dai blocchi è stato impegnativo perché dovevo partire giovedì alle 6:30 di mattina, mi hanno fatto partire, abbiamo riparato venerdì. E sembrava non ci facevano partire fino all'ultimo, poi invece alle 5:40 hanno dato l'ok per imbarcarci. Poi non c'erano voli diretti per Las Vegas, appunto perché l'unico volo era quello che passava a Parigi, io dovevo fare un volo di 24 ore. Assurdo. Sì, assurdo, no? Ma assurdo, guarda, ti dico, l'incompetenza dell'hostess che mi continuava a dire, no, con l'esta non posso, io ho visto, quindi volevo partire.
ma all'angolo avevano l'esta, quella deficiente, lo dico per tanto. A dire no, Prego. tanto con l'esta non potete partire, con l'esta non possono partire, con l'esta non possono partire. E pure il pugile romano Guido Vianello, che ha avuto lo stesso problema per partire, dovrebbe combattere a breve. Non può, perché qua dicono sì, e poi alla fine alle 5:40 arriva l'ok dall'ufficio di immigrazione, facciamo, quindi possono partire? Cioè, alla fine ce l'avete fatta, insomma. Sì, è stata un'impresa, ieri pure quello a Michele. Sì, mi aveva accennato qualcosa quando ho scambiato due parole con lui, mi aveva accennato che insomma è stato abbastanza stressante e impegnativo. Però insomma, in questo momento siamo messi così sul pianeta Terra, quindi è così. Che il prossimo incontro lo dovrei fare sull'isola. Ora non so quando sarà, perché ottobre mi sembra che le carte siano tutte piene. Mi hai Quindi anticipato la domanda, mi hai anticipato la domanda. Fight Island. Prego, sì, tutto quello che ci puoi dire. ma per questo motivo, non per altri. Nel senso, comunque non metto a fare turista sull'isola, che giro, faccio spiagge, eccetera. Quindi, Certo. vediamo come va col Covid. A ottobre ci saranno andate o meno, altrimenti quando ci saranno incontro toccherà riandare in America. Certo, sei emozionato di combattere sull'isola tanto agognata di Dana White che tutto il mondo... No, non ti cambia nulla. Avrò molto meno jet lag. Ah, sì, quello sì. Non se la combatte in Italia, a Roma, sull'isola, no. Certo. Niente, Alessio, io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata. Grazie mille del tuo tempo, per me è stato veramente un onore. Ti auguro in bocca al lupo per il fight sulla Fight Island e spero di, insomma, risentirti presto. Crevi, Sarvish, Sarvish. Sarvish. Grazie per l'opportunità e alla prossima.